Questa volta mio fratello e io avevamo una missione da compiere, ovvero consegnare questa Alfa Romeo GT a Totem Automobili. La Totem Automobili è una startup veneta ormai conosciuta per aver rivelato al mondo l'intenzione di riproporre le linee classiche della GT di Bertone in chiave moderna, ma soprattutto in chiave elettrica. Dato che eravamo in sede, ho chiesto a Riccardo di parlarmi in via confidenziale della neonata bestiola. Questa è la mia creatura, un Alfa GT, un Resto Mod elettrico. Dal punto di vista estetico abbiamo deciso di rinnovare la vettura in maniera molto profonda, quindi la linea della vettura rimane questa, ma ogni dettaglio è leggermente diverso, leggermente modificato per dare comunque un tocco di modernità. Attualmente ha un motore elettrico a 500 cavalli, abbiamo voluto mantenere un qualcosa di molto simile a una vettura a benzina, quindi abbiamo aggiunto un sound system all'esterno con 13 casse dove il sound può essere personalizzato dal cliente a seconda se vuole un Q6, un Q8, se vuole un sound originale della GTA originale. Abbiamo aggiunto un differenziale meccanico e un cambio sequenziale. Quindi è una vettura elettrica ma diversa. Davanti potete vedere per esempio dei fanali che sono leggermente diversi dall'originale in quanto la forma dei fanali anteriori più piccoli ricorda il mondo dei rally. Allora, vi faccio vedere il posteriore. Diciamo che al posteriore abbiamo sostituito i fanali quadrati originali con dei fanali rotondi. Qui all'interno, su questa griglia, abbiamo altre casse, perché sono tutte nascoste attorno alla vettura. La presa di ricarica, anche tutte le geometrie delle sospensioni sono tutte completamente diverse rispetto all'originale. Dentro, porta in carbonio, display digitale per quanto riguarda tutte le informazioni di guida, due tipologie di sedili, sedile in carbonio, tutto costruito su misura per il cliente, e invece abbiamo l'opzione 2, sedile classico, stile fusina. Motore, in realtà il motore è qui dietro, non si vede, le batterie sono sotto e qua davanti ci sono tutti delle cose elettroniche, diciamo. Qui mi ha dato l'impressione che volesse rendermi le cose leggermente più facili. Radiatori piuttosto che distributori di potenza, cavi, alta tensione, eccetera. Vedi, puoi vedere tutta la pelle anche dietro. Tutto. Ben rifinito, ecco. Trovo sorprendente come dei ragazzi di questa età abbiano saputo realizzare concretamente a tali livelli di sofisticatezza un'idea così interessante. L'intenzione è quella di costruirne 20 esemplari, questo è il primo, chiamato Afrodite, la dea della bellezza. Se dovessi infatti definire ciò che ho visto con un aggettivo, sceglierei proprio divina.